una strutturale collaborazione che vogliamo consolidare nei prossimi anni con i musei statali, questa di Pompei è sicuramente, spero, la prima di una serie di iniziative culturali che come musei della città vogliamo attivare per arricchire l'offerta per i torinesi e per i turisti che speriamo arriveranno anche a valle dei grandi eventi che stiamo organizzando e che stiamo spingendo. A questo proposito, i biglietti di Eurovision sono già andati tutti esauriti. Beh, questo sicuramente è un ottimo segnale dal punto di vista dell'attesa che c'è di questo grande evento. Ovviamente noi ci stiamo occupando, era anche facilmente immaginabile, di consentire comunque la fruizione di Eurovision anche a chi non potrà aggiudicarsi il biglietto. Per questa ragione il Comune ha predisposto una serie di iniziative che sono quelle presso l'Eurovillage che faremo al Valentino. Animate da questi meravigliosi decori, case, ma in cui mancano gli oggetti. Gli oggetti oggi, grazie all'eccezionalità del prestito concesso dal Parco Archeologico di Pompei, li vediamo all'interno del Senato del Regno, cioè la grande sala di Palazzo Madama. Da luoghi straordinari come quello alle mie spalle, il Ninfeo, quel Ninfeo che rappresenta il cuore della casa, la rifrazione dell'acqua sulle tessere di vetro, sulle conchiglie, a darci proprio tutto il gusto di chi osserva il golfo da un luogo privilegiato. L'aristocrazia, alta borghesia romana e napoletana aveva il suo luogo di vita. E quindi abbiamo un piccolo per il